L'abilità dei nostri pizzaioli, pluricampioni del mondo. La bontà di una pizza che sul pianeta è diffusa ovunque, ben sapendo che come la si mangia da noi difficilmente la si assaggia altrove. Un'inchiesta della trasmissione Report di Rai 3 ha messo il naso a campione nelle principali città italiane su come vengano preparate. E per una città turistica come Venezia l'effetto è stato dirompente. In tanti locali non si seguirebbero protocolli igienici corretti e sarebbero utilizzati prodotti di dubbia qualità, facendo arrampiare così gli esercenti. Per me è stato un po' tutto sgradevole, se devo dire la sincera verità, perché non si partiva da un qualcosa di ben particolare, ben definito. Si diceva che l'olio di palma, si parla delle basi, si parla delle basi precotte, ma a un certo punto sono prodotti che sono regolari. Sì, allora perché si è stigmatizza questa cosa? Fra i prodotti più criticati durante il report, l'olio di palma in luogo di quello d'oliva. Mi verrebbe a dire lo stesso anche se l'olio di palma viene usato magari per qualche buona cioccolata che tutti mangiano e che però nessuno dice che ha l'olio di palma. Allora, a questo punto, di che cosa stiamo parlando? Si vuole solo gettare fango così tanto per farlo? Gettare fango è il concetto più ribadito nel commento del giorno dopo. Non ho capito il senso di gettare fango sulla professionalità di persone che sono di altissimo profilo e di grande riconosciuto appunto in tutto il mondo. Non ho capito perché questo deve essere fatto e buttato là. Non è poi piaciuto il mettere sullo stesso piano ristoranti e take away, dove il consumo è sicuramente meno ricercato. Magari qualche pizza al taglio, qualche altro che magari non sono molto attenti a quello che propongono, beh, allora può esserci che ci sia qualcuno, ma generalizzare assolutamente no, lo rifiuto categoricamente.